Amici di Start, benvenuti a questa puntata di Ottavo Giorno. Il 2011 sarà un anno molto importante sia per Piazza Armerina che per Aidone. Ovviamente parlo di beni culturali. Per Piazza Armerina per la riapertura della Villa Romana del Casale, per Aidone per l'atteso arrivo della Venere di Morgantina. Eppure di fronte a questo evento la città di Aidone sembra balbettare. Ne parliamo con un politico, ne parliamo con Carmelo Donatello, che è un politico di centrodestra, lo diciamo subito, mentre da Aidone c'è un'amministrazione di centrosinistra. Allora Carmelo, secondo te qual è la situazione attualmente della Venere di Morgantina? E spiegarla bene ai nostri ascoltatori significa anche raccontare un po' la storia di questo rientro. Ebbene, la situazione è abbastanza delicata, innanzitutto. Il problema Venere risale a 4-5 anni addietro e soprattutto nella passata amministrazione dove io rivestivo la carica di vice sindaco, dove c'è stata inizialmente una collaborazione con Alessandro Pagano, in qualità di assessore ai beni culturali, che ha avuto l'inventiva effettivamente di scoprire questa Venere di Morgantina presso il Museo Malibu negli Stati Uniti. Ebbene, da lì nacque poi una campagna tramite un funzionario dell'assessorato ai beni culturali che capì effettivamente che quella statua era di provenienza di Morgantina. E poi tramite, grazie anche al ministro Buttiglione e soprattutto al ministro che fu allora di centro-sinistra, Rutelli, fu il fautore che diede l'input finalmente con firmò questo accordo tra Italia e Stati Uniti per dare la possibilità a tutti i pezzi che erano in giacenza presso quel museo e se erano di provenienza della Sicilia soprattutto, dovevano tornare nelle zone d'origine. Ebbene, questo è successo sia con gli acroliti, sia con gli argenti e soprattutto con la Venere, che verrà nel marzo-aprile del 2011. Ora, la situazione attuale di Aidone. La situazione attuale di Aidone è molto drammatica e abbastanza delicata. Noi abbiamo un'amministrazione di centrosinistra, se si vuole chiamare centrosinistra, che allo stato attuale naviga in brutte acque, anche perché la loro impreparazione, la loro delicata situazione che non riescono a reggere, non porta forse niente di buono per il 2011. Qual è il collegamento fra l'amministrazione e il rientro della Venere? L'amministrazione in questo momento si trova tra problemi di diatribe personali, tra un gruppo che è l'attuale di ufficiale che si è dichiarato fuori dall'amministrazione e c'è una guerra totale tra questo gruppo che è l'ufficialità con la segreteria e l'attuale sindaco che non si riconosce in questo gruppo. Noi con il nostro gruppo misto di due consiglieri comunali e soprattutto con i sei che sono all'opposizione, ora sono diventati 10 con la presenza anche dell'UDC, che è l'attuale presidente del consiglio comunale, ha dato delle indicazioni ben precise all'attuale sindaco, che nel 2011 si trova allo stato attuale il paese impreparato su tutti i punti di vista. Noi non abbiamo una ricezione attuale adeguata per accogliere questi visitatori o questi turisti. Non abbiamo parcheggi idonei per dare la possibilità di una collocazione ben precisa adeguata a questi turisti. Soprattutto a Monte hanno fatto un piano strategico che ha solo distrutto l'immagine e il lavoro dell'amministrazione passata. Allora, praticamente adesso la Venere rientrerà. Mi sembra che c'era stato un decreto dell'assessore Armao che voleva bloccare la Venere al Palazzo dei Normanni. Sì, il 19 di settembre del 2010 sono stati firmati due decreti dall'assessore Armao dove dava la disponibilità al rientro della Venere di collocarla presso il Palazzo dei Normanni, definitivamente, e non era come si diceva temporaneamente, perché non c'era né progettualità né all'interno del museo e né i finanziamenti per la chiesa famosa San Domenico, dove un domani dovesse crearsi la possibilità di un finanziamento, collocarla in quella chiesa. Ma allo stato attuale, grazie all'intervento del presidente della commissione regionale delle attività produttive, che è l'onorevole Caputo,
che ha voluto dare con la sua presenza, la sua testimonianza nel nostro territorio, con la sua immagine forte, di dire anche al presidente Lombardo che la Venne di Morgantina deve ritornare nel paese natio, è il paese d'origine Aidone, è presso il museo. Così è stato, perché grazie anche alla lungimiranza del nuovo assessore, assessore Messineo, che è il nuovo assessore ai beni culturali, ha revocato una settimana fa, parlo del 17 di novembre, questo decreto da parte di Armao. Benissimo, qual è stato il ruolo svolto dall'amministrazione in questo annullamento? Il ruolo dell'amministrazione forse è stato dannoso, per un semplice motivo, che la poca preparazione e la poca lungimiranza del sindaco, invece di dare manforte all'operato della regione, soprattutto all'assessore Armao, a volte è entrato in conflitto con l'assessore Armao. Non ha dato quella possibilità e quel miglioramento nell'attività politica all'interno anche di questa amministrazione. E soprattutto si è sentito forse anche chiuso da parte dei politici e da parte degli amministratori regionali, visto e considerato che a tutt'oggi non ha una collocazione politica. E noi come paese, onestamente, tutta la cittadinanza al di fuori dei politici, diciamo, ci troviamo in forte difficoltà con questa amministrazione. Io non voglio essere, diciamo, critico e pesante nei confronti di questa amministrazione, ma tutt'oggi tutto il lavoro fatto nei 3 anni della passata amministrazione, dove io rivestivo la carica anche di vice sindaco e assessore, ha distrutto tutto quello che c'era da distruggere. Io voglio fare anche piccoli passaggi su quello che si era creato. Parliamo dell'ultimo passaggio che fu fatto con il gemellaggio a Stoccolma per la campagna di scavo che fu fatta al re Gustavo di Svezia. Questo andava fatto con il museo Mediterraneo, che è uno dei musei più importanti della Svezia, che si trova a Stoccolma, dove si doveva creare un gemellaggio. Spieghiamo che gli scavi di Morgantina sono molto collegati alla Svezia. Perché il re Gustavo di Svezia fu il promotore che nel 56 fino al 62 portò una serie di campagne di scavo ad Aidone, portando alla luce Morgantina. E poi abbiamo anche gli eventi all'interno di Morgantina, che sono eventi che riguardano i siti archeologici minori, dove loro non fanno nulla per promuovere questi siti. E grazie alla nostra e al mio lavoro soprattutto, abbiamo fino al 2012 una serie di convenzioni con gli altri siti, grazie ai finanziamenti FAS, dove avremo delle opere e delle manifestazioni anche di tragedie greche per tutto il periodo estivo a Morgantina. La cosa che mi fa rabbia è anche degli eventi che abbiamo creati dal nulla, tipo il battimento, che è un combattimento a cavallo, che fu fatto 100 anni fa, l'abbiamo ripristinato 3 anni fa ed è stato cancellato, diciamo, come manifestazione culturale. Soprattutto la rabbia è una, che è stato incluso negli eventi regionali riconosciuti dall'assessorato. Così come c'era anche l'evento della Pasqua, e soprattutto anche quella del giorno 1 maggio, quella di San Filippo. Sono stati cancellati dagli elenchi regionali queste attività, grazie a questa amministrazione. Quindi, allora, la situazione invece politica, che poi porta a una certa indecisione, da quando ho capito, a livello dell'amministrazione della città, la situazione politica è la seguente: il PD è diviso perché il sindaco è da una parte, mi sembra che poi ci sia un altro schieramento da un'altra parte, giusto? Che è un po' la situazione anche che si è creata a Piazza Armerina. E mentre in consiglio comunale il centrodestra è unito. Il centrodestra di facciata è unito, inutile che ci nascondiamo dietro il dito, però c'è una finalità in quello che si crea una convergenza, il bene del paese. E il bene del paese in questo momento, soprattutto con questi grossi eventi, ci porta a essere uniti, perché o la Venere o gli argenti sono di Aidone, sono di tutti, non è di una frangia politica. Perciò ci dà quella forza, quella unione in questo momento di portare un grosso risultato a casa, che è quello della Venere soprattutto, che è un evento internazionale. Allora ti faccio una domanda un po' così, ma il sindaco d'Aidone mangerà il panettone? Io mi auguro che questa persona faccia un esame di coscienza allo stato attuale, perché noi siamo anche alle porte di un altro, diciamo, intervento cruciale per questa amministrazione, che è quello del bilancio. Il bilancio di previsione 2011 dovrebbe essere un bilancio che possa dare un risvolto al paese anche dal punto di vista economico, sia per Aidone che anche di riflesso Piazza Armerina.
ma allo stato attuale vedo problemi seri per questa amministrazione, che è composta da 5 consiglieri comunali, e soprattutto dovessero crearsi i presupposti per una mozione di fiducia, noi saremmo i primi a presentarla. Ritorniamo a parlare di turismo. Venere di Morgantina, esiste un progetto complessivo curato dall'Università Core? Sì, il progetto Core è stato, diciamo, un progetto che è stato curato da qualche amministratore, che si era cullato moltissimo sui tecnici che all'università potevano dare un parliamo domani. Tanto per essere chiari, per non fare nome e cognomi, parliamo di Enzo Lacchiana, vice sindaco, ex, perché poi si è dimesso, vice sindaco, che ha preso soprattutto il lavoro fatto dalla passata amministrazione nel piano triennale delle opere pubbliche. Alcune opere di queste le ha messe in unico calderone in questo piano strategico, che noi non condividiamo, perché in quel piano strategico c'è di tutto e di più. Si parla anche di, diciamo, distruggere anche degli impianti, tipo impianti sportivi. Si era fatto suo anche del progetto della Via Roma, si era fatto suo anche un progetto che era importantissimo, che sono i parcheggi, ma allo stato attuale in quel calderone doveva capire l'attuale ex vice sindaco che andavano pari passo con dei finanziamenti nei vari assessorati. Là c'era un mega progetto di milioni di euro che dovevano poi essere suddivisi nei vari assessorati. Ma allo stato attuale è rimasta lettera morta, si è fatto un tanto clamore, ma per nulla. Quindi niente finanziamento. E niente finanziamento. Perciò allo stato attuale noi ci troviamo con un'amministrazione disgregata, senza finalità di progetti. I nostri progetti che rimangono nei piani triennali, e loro hanno presentato altre opere fatiscenti, perché non vengono e non verranno mai finanziati. E non ci sono soldi. E soprattutto non ci sono soldi. Loro allo stato attuale hanno portato solo danni. Una chicca che voglio dire, noi avevamo anche dal punto di vista ricettivo cercato con il commissario anche che venne poi sostituire Uria quando si dimise, di dare la possibilità a un ex casalbergo di tramutarla in albergo, dandola a degli appaltatori al nord che erano in condizione anche di portare dei turisti con pacchetti di 3 giorni ad Aidone. E soprattutto questi erano imprenditori che volevano mettere del denaro fresco in quella struttura e rimetterla a nuovo. Morale della favola, è stata messa questa struttura all'interno di quel famoso piano strategico per ritornare casa albergo per anziani. Ok, invece la collaborazione con Piazza Armerina non sarebbe più fruttuosa? Vede, noi abbiamo portato a compimento con la vecchia amministrazione Presti Filippo alcune iniziative che questi non sono stati in grado, né quella di Piazza Armerina e né quella di Aidone, di lavorare congiunti in armonia tra i due assessori e i due sindaci per gli eventi tipo estivi, per non accavalare date, fare qualche pacchetto unico con Piazza Armerina e Aidone, ma non si è mai fatto nulla. Solo con l'ex assessore Tudisco abbiamo fatto qualcosa di buono. Speriamo in futuro che ci sia più collaborazione fra le due città, visto il momento. Ok, Carmelo, ti ringrazio per questa partecipazione ad Ottavo Giorno, e magari poi riparleremo di tutta la situazione quando ci avvicineremo al momento del rientro, si spera, della Venere. Grazie a voi.